Ok, allora in questa sessione parleremo di innanzitutto di qualcosa che negli ultimi anni ha preso molto piede, per così dire, che è un po' di intelligenza artificiale, e vedremo come sfruttarla all'interno di un'applicazione mobile scritta con Xamarin, che è una tecnologia cross-platform per la realizzazione di applicazioni appunto mobile destinate su diverse piattaforme. Allora, come sicuramente vi sarete accorti, negli ultimi anni c'è stato un grosso incremento un forte interesse appunto in quella che è l'intelligenza artificiale, qualcosa che effettivamente conosciamo per chi ha letto libri, per chi ha visto film, conosciamo da 40-50 anni probabilmente, libri di Asimov, Philip Dick, e tutt'oggi si parla ancora di come, ad esempio, una macchina nel futuro potrebbe o no prendere il sopravvento sugli umani. Ora, qual è il discorso? È che, sebbene, di questo ne parlavamo anche ieri sera a cena, sebbene queste informazioni le conoscevamo da tempo, solo negli ultimi anni abbiamo avuto la possibilità, poi un po' perché il progresso tecnologico ci ha dato una mano, abbiamo avuto la possibilità di avere degli algoritmi abbastanza affidabili per poter effettuare determinate cose in questo ambito. E quindi parliamo di face recognition, parliamo di speech recognition, parliamo di tutta quella serie di feature, di possibilità che abbiamo attraverso dei servizi remoti. Quindi abbiamo l'intelligenza artificiale as a service, data dai grandi competitor come Microsoft, Amazon, messa a disposizione per essere utilizzata all'interno delle nostre applicazioni, sia che esse siano applicazioni desktop, ma anche applicazioni che girano su dispositivi mobile o da anche dispositivi IoT. Ok. In questa sessione in particolare vi farò vedere, essendo io un Microsoftiano doc da oltre 10 anni, vi farò vedere i servizi cognitivi presenti in Windows Azure. E questi servizi cognitivi sono appunto una serie di servizi esposti worldwide che vi danno la possibilità di risolvere dei problemi, quindi di utilizzare intelligenza artificiale, naturalmente dietro un costo, poi dipende anche da quello che è il layer che vi serve, e questi servizi vi mettono a disposizione, come vedete in queste categorie, tutta una serie di funzionalità che potreste integrare all'interno dei vostri prodotti. Ad esempio, se andiamo a vedere nella sezione Vision, troviamo tutta una serie di API che vi possono servire per fare computer vision, per fare face recognition, per fare riconoscimento delle emozioni. E quindi per ogni categoria che avete visto precedentemente avete la possibilità appunto di andare nello specifico a capire quello che è il servizio che vi può servire e quindi utilizzarlo all'interno dei vostri prodotti. Naturalmente ci sono alcuni di questi servizi che hanno un costo, e generalmente il costo è suddiviso per la tipologia di servizio che vi serve. Alcuni di questi sono gratuiti fino a un certo numero di transazioni, quindi c'è una quota di utilizzo per questi servizi. Dopodiché ci sono diversi layer che potreste sfruttare, ad esempio Basic, Standard, che vi danno ad esempio anche la SLA e vi danno la possibilità di avere un numero più alto di transazioni che potete fare. Ok. All'interno dell'esempio che vedremo, utilizzeremo alcuni di questi servizi, in particolare quelli dedicati al riconoscimento di oggetti o perlomeno persone in una immagine. Quindi provo a mettere un attimo il microfono qui. Spero che non cada. Allora, innanzitutto, quando volete utilizzare uno di questi servizi dovreste farvi un account, e all'interno dell'account avete la possibilità di andarvi poi a generare delle key. Queste key vi servono appunto all'interno della vostra applicazione per poter richiamare i servizi e per poter autenticarvi. Naturalmente potete fare foto, queste sono le mie key, quindi le potreste utilizzare fino
a 27, ai prossimi 27 giorni, dopodiché vengono cannate, quindi spendo io dalla carta di credito. Ok, cosa importante? Due cose importanti in questi servizi. Innanzitutto l'endpoint, che sarebbe l'API che andate a richiamare, il servizio che andate a richiamare e a cui inviate informazioni, e naturalmente la key, qua ve ne trovate due, la key che potete utilizzare all'interno della vostra applicazione per l'autenticazione. Quindi questi sono due fattori fondamentali quando integrate un prodotto del genere all'interno della vostra applicazione. Come ben capite, perché c'è un endpoint, si tratta di API REST, quindi in sostanza farete delle chiamate HTTP verso questi servizi, invierete le vostre informazioni e generalmente i servizi vi restituiscono ciò che state richiedendo. L'aspetto interessante di dei Cognitive Services è che la documentazione è fatta molto bene. Tra l'altro trovate sempre sul sito di Microsoft delle console già pronte all'utilizzo che vi danno ad esempio la possibilità di prendere il metodo di vostro interesse, vederne quelle che sono le caratteristiche, quindi campi in input, campi in output, e potreste anche fare delle prove per vedere come funzionano le stesse API. Quindi da qui avete anche un esempio di payload restituito dall'API stessa. Ho fatto già questa cosa, me la sono portata all'interno di Postman, giusto per farvi un esempio di ciò che potreste fare. Nello specifico, qui sto richiamando il servizio di riconoscimento delle emozioni all'interno di un'immagine. Questa immagine non è altro che questa che vi faccio vedere qui. Qualcuno conosce la serie TV Lie to Me? L'avete mai vista? C'è questo muro all'interno del suo ufficio dove ci sono tutte le espressioni. Se andate un po' su Google riuscite a trovare le immagini che vi danno la possibilità appunto di capire a cosa viene associato, qual è l'emozione associata a quella determinata espressione. E quindi ad esempio qui nella chiamata in Postman non faccio altro che richiamare il servizio di riconoscimento delle emozioni e lo faccio inviando in input appunto questa, eccola qua, questa immagine, e come notate la restituzione è sostanzialmente composta da due oggetti. Quello più interessante sono gli scores. Gli scores ci danno la possibilità di capire appunto qual è l'emozione che si è presentata all'interno di quell'immagine, un valore che va da 0 a 1. Nello specifico vediamo che appunto fear è il valore più alto. Però oltre a questo abbiamo anche un altro oggetto che è il phase rectangle, che ci dà la possibilità di stabilire all'interno della foto quella che è la posizione assoluta del viso, e quindi volendo possiamo poi andare a disegnare un vero e proprio rettangolo all'interno del viso, o comunque fare cose diverse. Sicuramente avete visto le ultime keynote di Apple con le novità di iOS 10, oppure su Instagram avete visto quei vari filtri che vi danno la possibilità di mettere i coniglietti. Sostanzialmente, avendo il rettangolo del viso, da lì potete poi stabilire che cosa applicare come filtro, come immagine sul viso stesso. Quello che proveremo a fare adesso è appunto prendere questa informazione, prendere queste API e portarle in un'applicazione mobile. Quindi, per fare questa cosa, come vi ho accennato, userò Xamarin. E ad oggi Xamarin è uno dei principali prodotti che vi consente di avere una code base comune per sviluppare applicazioni cross-platform, quindi che hanno come target diverse piattaforme, quali iOS o ad esempio anche Android. E nello specifico, per mia esperienza personale, Xamarin è un prodotto molto stabile. E la sua stabilità comunque vi dà quella sicurezza in più quando andate a sviluppare un prodotto, oltre al fatto che supporta al 100% tutte le API esposte dalle singole piattaforme, quindi tutto ciò che nell'SDK di iOS è presente è supportato al 100% anche in Xamarin. Xamarin ci viene dato con due diversi flavor, ovvero ci viene dato in due diverse possiamo sviluppare in due diversi modi, cioè l'approccio nativo e l'approccio Xamarin Forms.
L'approccio nativo consiste sostanzialmente nell'avere una libreria comune dove c'è tutta la logica di business e avere poi i singoli progetti per piattaforma dove scriviamo sempre codice in C Sharp, ma lo stesso sarà poi convertito da Xamarin stesso in codice puro nativo. L'approccio Xamarin Forms invece tenta di fare una cosa veramente bella, che è quella di non solo condividere fra le applicazioni la parte di codice di business logic, ma anche condividere la parte grafica, quindi le nostre interfacce. Lo fa utilizzando XAML, che non è altro che un markup di cui forse avete sentito parlare in WPF o anche in Silverlight, e questo markup ci consente di avere dei controlli, degli user control che sono comuni ad entrambe le piattaforme, nel senso che esiste lo user control per creare una lista, quella lista sarà poi renderizzata su iOS in un modo, su Android in un altro modo. Però all'interno di Xamarin Forms voi utilizzate un unico controllo per fare quella determinata lista. Naturalmente il fatto che ci sia un controllo comune per entrambe le piattaforme non vi dà sempre a disposizione tutte le proprietà delle singole piattaforme. L'approccio è quello del minimo comune denominatore. E quindi nei casi in cui dovete fare qualcosa di particolare dovreste utilizzare una roba che si chiama custom renderers per avere il 100% della piattaforma sottostante. Generalmente l'approccio, io ho creato una sorta di un detto, quando scegliere l'uno e quando scegliere l'altro. Per me, e questo è nato dalla mia esperienza, bisogna scegliere Xamarin Forms solo quando la complessità, soprattutto grafica, dei vostri controlli non è alta. Quindi se il numero dei vostri custom renderer è molto alto, probabilmente avete scelto l'approccio sbagliato. Detto questo, quando si usa Xamarin Forms abbiamo la possibilità di sfruttare dei pattern, come ad esempio il pattern MVVM, Model View View Model. Questo pattern è molto interessante perché ci dà la possibilità di avere delle componenti riusabili, di avere delle componenti testabili, ma soprattutto vi dà la possibilità di scindere direttamente il lavoro fra più persone. Ad esempio ieri mi contatta un nostro cliente e mi dice: guarda, ma io ho visto nella board che ci sono dei task per questa cosa, ma com'è possibile che hai un task per il back-end e un task per la parte di front-end, diciamo front-end? E io gli spiego: guarda, con MVVM tu hai una view, la view all'interno ha delle proprietà che puoi bindare poi a delle proprietà in un view model, e questo isola direttamente il lavoro fra diverse persone. Fra i vari framework di MVVM, quello che mi piace parecchio si chiama Prisma. Forse ne avete sentito parlare in WPF. Al momento Prisma è mantenuto da diverse persone, tra cui Brian Lagunas. Questo framework è molto bello perché è molto semplice, ha tante cose e viene aggiornato costantemente. Non è l'unico, naturalmente, che trovate a disposizione per questa piattaforma, ve ne sono diversi, però questo è quello che mi piace di più e quindi è una preferenza mia personale. Quello che vado a fare quindi è creare un'applicazione Xamarin Forms, che creo qui in questa cartella. Quindi noslides.conf. E questa applicazione quindi sarà un'applicazione Xamarin Forms con Prisma. Quando la vado a creare, lui mi chiede innanzitutto quali sono i target che io voglio creare, quindi le piattaforme target, ma posso anche scegliere il framework dependency injection da utilizzare. Naturalmente quando si usano questi pattern, quando si usa MVVM, un framework di dependency injection ci dà un grosso aiuto, soprattutto nella fase di scansione di quelli che sono gli oggetti da inizializzare, e soprattutto ci solleva proprio dall'incarico di dover gestire le dipendenze. Tra quelli più famosi c'è sicuramente Unity, quindi al momento utilizzo questo. Una volta che il progetto è stato creato, come vedete avremo in sostanza all'interno della soluzione tre progetti: una parte core, una parte Android, una parte per iOS. Nella parte core troveremo, perché è un progetto Xamarin Forms, troveremo sia la parte di business logic, quindi i nostri view model, ma troveremo anche la parte di view, quindi le nostre view XAML, che saranno poi a loro volta
renderizzate all'interno delle diverse piattaforme. Per convenzione abbiamo che la main page è associata in automatico al main page view model. È una convenzione che può essere anche rotta, c'è un parametro per farlo, però di base è una convenzione che si mantiene. In sostanza nell'OxAML abbiamo dei controlli, sono, come vi accennavo, controlli comuni a entrambe le piattaforme. Quello che andremo a fare qui, per tornare al nostro contesto, quindi un'applicazione che sfrutta i cognitive services, sarà sicuramente una view che ha un pulsante che ci consente di inviare una richiesta al cognitive service. Quindi ad esempio chiamiamo questo pulsante analyze photo. A questo pulsante sarà associato un comando, che sarà l'azione che verrà eseguita. Quindi il binding, che è praticamente il collegamento tra questo pulsante e l'oggetto che sta nel nostro view model, viene fatto in questo modo. E quindi abbiamo ad esempio analyze photo. Poi ci possiamo creare un po' di label che ci danno la possibilità di visualizzare delle informazioni, ovvero quelle restituite dai servizi. Di sicuro le label che ci serviranno sono una label che ci consente di visualizzare l'emozione, quindi abbiamo emotion type, ok, ci mettiamo un po' di formattazione giusto per farla leggere meglio. Quindi emotion type, e avremo poi tutta una serie di label che man mano riutilizzeremo, come ad esempio emotion score, per capire un po' il risultato qual è della richiesta. Avremo poi tags, su questi ci arriveremo dopo, e avremo poi description. Messo uno in più. Volendo possiamo anche associare l'immagine, quindi volendo possiamo visualizzare all'interno della nostra finestrella l'immagine che stiamo analizzando. Quindi binding image source. Sistemo un attimo la UI in questo modo, in modo da prendere tutto lo spazio nella finestra. Ok, se ci va tutto bene, se non ho perso nulla, eccolo qua, grazie, dovremmo essere a posto. Ora, come facciamo a bindare queste informazioni al contenuto reale che dobbiamo visualizzare? Lo facciamo nel view model. Nel view model ci servono delle proprietà che ci espongono queste informazioni. Quindi utilizziamo degli snippet di codice che sostanzialmente rappresentano queste proprietà, e quindi abbiamo emotion type, e avremo emotion type. Ok, ce ne servono altre tre, quindi avremo in questo caso emotion score. Abbiamo description, e abbiamo poi tags. Questi due li vedremo fra poco, nello specifico. Adesso vi ho fatto vedere solo il servizio di emotion. E quindi abbiamo detto tags. La peculiarità di queste proprietà è questo set property. Perché cosa succede? Quando noi abbiamo un nuovo dato da visualizzare all'interno della nostra view, questo set property allerta la view del fatto che è stata aggiornata quella proprietà. In sostanza all'interno c'è un meccanismo che si chiama Notify Property Changed, che vi dà appunto la possibilità di inviare, per così dire, un messaggio alla view dicendo aggiornati perché c'è una nuova informazione.
ci manca il nostro comando. In Prisma esistono i delegate command che ci danno la possibilità appunto di collegare un'azione ad un pulsante. Nel nostro caso era analyze photo, get private set, e lo stesso lo andiamo ad inizializzare all'interno del costruttore del nostro view model. Quindi diciamo analyze photo uguale new delegate command di analyze photo. Un'altra cosa interessante dei command è proprio il fatto che vi dà la possibilità di scindere, no, quello che è il metodo che state utilizzando, e quindi ve lo rende testabile e vi dà la possibilità di avere una buona riusabilità del codice. Cosa dovremmo fare qui dentro? Di sicuro dovremmo richiamare i servizi. Dopodiché dovremmo associare i dati, associare restituiti dai servizi. Ok? Come facciamo a richiamare un servizio? Sono delle chiamate REST, ci serve un HTTP client. Quando utilizzate codice C Sharp, in sostanza il mondo.NET Framework, esiste una libreria molto carina che si chiama Flurl, che vi dà la possibilità di creare da una stringa un HTTP client. Quindi non dovete inizializzare nulla, non dovete gestire nulla, ve lo dà in automatico da solo. Quindi da qua andate a cercare Flurl all'interno di Nugget, in sostanza, la installate. Una volta fatto questo, avete il vostro endpoint. Dal vostro endpoint potete aggiungere header, potete aggiungere una serie di informazioni, ad esempio parametri, potete aggiungere l'azione da eseguire. Alla fine potreste anche dire: guarda, il risultato di questa request me la converti nell'oggetto JSON che ti sto dando. Quando si lavora bene con Xamarin, genericamente si tende a sfruttare quanto più possibile la dependency injection. Ci sono comunque dei dibattiti su questa cosa, sull'uso di dependency injection all'interno di applicazioni mobile, però non è questo il contesto, quindi non mi ci soffermo. Quello che vado a fare in sostanza è avere innanzitutto una cartellina services. All'interno di questa cartellina mi serve un'interfaccia e un'implementazione reale. La mia interfaccia sarà, ad esempio, nel caso specifico, iEmotion Service. All'interno di questa interfaccia avrò sicuramente un metodo che mi restituisce qualcosa. Nello specifico, poiché si parla di asincrono, sarà un task di qualcosa. Questo task mi restituirà un key value pair, e vi faccio vedere dopo il perché, di una stringa di un float, ovvero l'emotion type e lo score. E da qui diciamo get emotional, no? Per restare un po' in tema. Quello che può prendere in input questo metodo è una stringa che rappresenta la URL dell'immagine che vogliamo analizzare. Come andiamo a gestire un'implementazione di questa interfaccia? Per convenzione io faccio così, mi creo una cartellina IMPL, all'interno ci creo le classi per i miei servizi, quindi avrò un emotion service. Questa classe implementerà quell'interfaccia. E questo vi dà la possibilità anche, se volete utilizzare una interfaccia diversa, di mockarla. Ad esempio, se volete fare dei test, potreste mockare questa interfaccia e avere una serie di informazioni di test, quindi dati mockati. Abbiamo parlato di Flurl, mi serve l'endpoint, quindi dico var response uguale, mi serve una stringa, per semplicità ce l'ho memorizzata qua da qualche parte, emotion API endpoint. Ok? E adesso quando uso Flurl, che vado ad aggiungere qui sopra, quindi dico using Flurl, using flurl.http,
Quello che mi dà Flower in sostanza sono degli extension method che vado ad accodare a questa stringa, e quindi qua posso anche, ad esempio, dire with headers do il nome dell'header e la mia API key. Il nome dell'header è un po' particolare e lo becco sempre da qui, header, eccolo qua. L'API key ce l'ho sempre memorizzata qua ed è Emotion API key. Devo aggiustare un pochino qua e probabilmente all'inizio, ecco qua. E quindi che cosa ho fatto? Ho aggiunto l'header di autorizzazione alla mia richiesta. Si vede bene, si vede piccolo, va bene? Una volta fatto questo, in realtà posso ancora dire una cosa. Posso ad esempio dire post, e posso dire post async, e qui dentro posso mandare delle informazioni, la mia URL. Però in realtà posso fare una cosa più furba, che è quella di dire, guarda, post, nel mio caso specifico, post async, qui gli do quello che è il campo che il metodo si aspetta in input, la URL. E fatto questo posso dire, la tua risposta dal servizio me la converti da JSON stringa sostanzialmente ad un oggetto che io, una classe che io ho nel mio progetto. Come faccio a crearmi questa classe? Nello specifico questa è la risposta del payload JSON che ci viene dato. Vado in Visual Studio, mi crea una bellissima cartellina, Models. Qui dentro ci crea una classe, add class, che chiamo emotion response. Tolgo tutto questo, vado qui e dico direttamente con Visual Studio paste JSON as class. Ha fatto tutto lui. Cambio giusto il nome dell'oggetto principale, perché non mi piace root come nome, e dico emotion response. Ok, torno un attimo nel servizio. Quindi io qua posso dire receive JSON di tipo abbiamo detto emotion response. Ok, e quindi in sostanza che cosa vado a fare? Nel momento in cui vado a fare questa operazione, ho creato, lui dietro le quinte si crea un HTTP client, cioè aggiunge degli header, gli dà delle informazioni in input, mi prende il risultato e me lo converte nell'oggetto che mi serve. Devo fare un po' di magheggi però, perché abbiamo un key value pair. La struttura qui è un po' particolare, da qui non possiamo fare un order by, perlomeno non così, perché è una struttura che non ha un ordine, non possiamo ordinare la struttura così come fa. Mi devo creare un piccolo magheggio, che è questo, che è un extension method che si chiama toRankedList. È qualcosa che ho già pronto e non valeva la pena di farla da zero, visto il tempo a disposizione. Quindi che cosa faccio? Extensions, mi creo un extension method. Ok. E qui mi aggiungo una classe, questa sarà una classe statica, è proprio la struttura degli extension method di C Sharp che lo richiede, e qui dentro andrò a mettere un metodino che si chiama toRankedList, che ho già pronto, che in sostanza prende quel payload, vediamo se riesco a sistemarlo, CTRL-Z, StatList extension, ok, ah no, CTRL-Z, allora, list extensions, eh sì, grazie,
c'è qualcosa che non va, this course, questo è un oggetto che è presente nel modello che abbiamo creato dell'emotion, dobbiamo cambiare, suppongo, questo, perché è in minuscolo. Ok, quindi che cosa fa questo mezzo? In sostanza prende quelle informazioni e le converte in una struttura dizionario, da lì ci può fare l'ordinamento. Ok, quindi fa un key value pair alla fine. E come? Ah, ok, grazie. C'è ancora un puntino rosso, che è questo, vuole system link. Perfetto. Quindi quello che vado a fare qua è dire response.first. Giustamente questo è un metodo asincrono, come vi accennavo prima, quindi ci vuole una wait davanti. First control punto response punto scores punto first. Anzi, facciamo trunk the list. Perfetto, punto first. Ok, e questo mi dà la possibilità, anzi in realtà io non l'ho messo nell'oggetto, però questo in realtà è un array di JSON, quindi la restituzione corretta dovrebbe essere una lista di emotion response, quindi qua dico first, e in sostanza al contrario. E quello che accade è che in sostanza mi darà come risultato una riga all'interno del mio key value pair che contiene l'emozione provata e lo score associato. C'è ancora qualcosina che non va, punto e virgola alla fine. Ok, come lo richiamo? Innanzitutto ho creato un'interfaccia, una classe. Devo dire a Unity come mi deve inizializzare questa cosa. Vado nella classe che gestisce l'avvio dell'app, e fra le varie cose che già vedete registrate, tipo le view, devo aggiungere container.registerType di iEmotionService, EmotionService. Quindi gli sto dicendo per quell'interfaccia cosa inizializzare. Naturalmente qua posso gestire singleton, posso gestire anche il ciclo di vita di questo singolo oggetto. All'interno del mio view model, quello che posso fare è dire, sfruttare appieno la dependency injection, andare nel costruttore del mio view model e dire virgola iEmotionService, quindi lascio che Unity gestisca tutta la dipendenza. Qui dentro mi serve la dipendenza per portarla nell'altro metodo, quindi dico emotionService uguale emotionService, e fatto questo mi creo la variabile all'inizio read-only iEmotionService che conterrà l'istanza di questo servizio. Non mi resta altro che prendere all'interno di questo metodo l'emotion service, dire get emotional, passargli una URL, URL che prendo da qui, ce la schiaffo nel codice così, come se non ci fosse un domani. Ok? Naturalmente qua mi aspetto una risposta, var response. Quella risposta la devo associare alle mie proprietà, che sono emotion type, e quindi response punto, giustamente anche questa deve essere in await come chiamata, una chiamata sincrona, punto key, l'emotion type, emotion score uguale response punto value. Siamo pronti, ci colleghiamo un attimo all'emulatore, non questo, all'emulatore presente sulla macchina virtuale, sulla Mac. Ok,
uso come emulatori Genymotion perché li reputo più veloci. Quindi 192.168.58.101 connesso. Ok, naturalmente scegliamo Android come progetto di avvio. C'è qualche errore, vediamo che cosa ci siamo persi. Response.value giustamente è un float, deve essere convertito in stringa. Ok, debug start. Chiaro fino ad ora cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente creato un servizio HTTP che ci prende delle informazioni da un endpoint REST, quelle informazioni sono poi convertite in una classe, in un oggetto che possiamo riutilizzare all'interno del codice. Naturalmente oltre a questo servizio ce ne sono altri. Nel frattempo che compila, vi faccio vedere altri servizi che vi danno la possibilità, che ne so, data un'immagine, darvi una descrizione di ciò che c'è all'interno. Quindi ad esempio se ho il servizio describe, se utilizzo il servizio describe e gli passo in input una foto di gattini, no? Che vanno molto di moda sul web, ops, cazzo, la foto è questa per intenderci, quando vado a richiamare questo servizio la risposta del servizio appena termina la chiamata sarà questa. L'aspetto interessante è che mi dà una serie di tag che mi descrivono degli elementi. Vedete ad esempio, non so se si riesce a vedere, provo ad aumentarlo. Ok, cat, sitting, laying, animal, mama e così via. Ma ancora più interessante è il fatto che mi dà un oggetto caption che al suo interno mi dice a cat that is lying down and looking at a camera. At the camera. Ok, quindi ha descritto ciò che c'è all'interno dell'immagine. Naturalmente ci sono tanti servizi a disposizione sui Cognitive Services, ma anche su altre piattaforme che fanno questo genere di cose. Ok, vediamo se siamo riusciti ad avviare l'applicazione. Eccola qua. Nel momento in cui faccio Analyze Photo, se tutto va bene, incrociamo le dita, ci mette un po' per restituire le informazioni. Naturalmente questa applicazione è exception friendly, e che significa che se c'è un'eccezione l'applicazione cresce, detto proprio chiaramente, ma giusto perché non c'è il tempo di gestire il tutto. Al momento non è ancora cresciata, spero sia una cosa buona. Riprovo a fare analyze, adesso è cresciata, è andato in timeout in realtà. Provo a fare una seconda esecuzione, quindi diciamo start debugging. Ok, ci riprovo. Se già arriva qua è buon segno. Verifico un attimo che la connessione ci sia. Anzi. Ok. Vediamo un attimo l'eccezione, può anche darsi che ho sbagliato io qualcosa. Continua, vediamo cosa ci dice. Continua. Allora, vediamo. Output. No. Post request body. While sending request. Name resolution failure. Vediamo che cosa abbiamo sbagliato. Ah sì, è vero, scusatemi, perché io non ho messo il metodo, l'action da utilizzare. Errore mio. Append segment
che è Recognize. No, perché i servizi esposti hanno tutta una serie di action. Mi ero perso questo pezzo. Quindi adesso veramente incrociamo le dita. Quindi start debugging. Ok. Ok, analyze. Recognize, sì. Generalmente è abbastanza veloce. Allora, vediamo qualcos'altro che non c'è. Debug, continua. E vediamo un attimo. Dice name resolution failure. C'è qualcosa che non va. Allora facciamo così. Questo è il bello della diretta. Quindi get emotional. Non questo qua. Sì, sì, sì. Credo sia connesso. Teoricamente se è connesso il Mac dovrebbe essere connesso anche l'emulatore. Però possiamo verificare perché... No, potrebbe essere un'altra cosa in realtà, che è questa. No, è NAT. Quindi teoricamente dovrebbe utilizzare la connessione già presente. Allora, ok, quindi faccio giusto un ultimo test, altrimenti ve la faccio vedere da qua. Quindi diciamo, ok, riavvio, nel frattempo ve la faccio vedere da telefono, dove c'è la possibilità in più di scattare la foto, non c'era tempo per farvelo vedere, e di riconoscere l'emozione sul viso. E ho visto che sono un po' bloccati i vari strumenti che utilizzo per fare il mirroring dello schermo sul Mac. Mi adatto in questo caso. Allora, abbiamo quindi un po' la stessa situazione, cioè il take photo, faccio una bella faccia. Ok. Vediamo che cosa dice. Questa sono io, naturalmente. Vediamo più sotto se riesce in tempo. Se si chiude l'app è una feature, nel senso. Eccola qua, riuscite a vedere? Happiness, almeno sono felice. Ok. Quanto mi resta? Ok. Faccio una prova a volo e eccola qua. Ok. Eccola qua, risposto. Count mi ritorna scores, fear, che era quella là che stavamo vedendo. F5, vedi. Debug build F5. F5, l'ho chiamata due volte, quindi
Ecco qua, FIA. Ok? Suono velocissimo, un minuto. Voglio far vedere dove si può arrivare. Esiste ad esempio, esistono una serie di servizi che si chiamano Video Indexer, che vi danno la possibilità di riconoscere le emozioni durante una live, un live, in sostanza camera live. In questo esempio, faccio vedere come ho a disposizione, appunto, all'interno della camera. Allora, questa, la parte core dietro, è riutilizzabile anche per Xamarin, sebbene questa sia un'applicazione che gira su Windows. Start camera, eccoci, hide settings, già mi sta dando informazioni su di me. Posso fare, no, sono ancora più giovane, in realtà no, però va bene così. Neutrale, felice, vediamo se riesco ad essere arrabbiato. Era più uno sforzo che... E quindi vi dà tutta una serie di informazioni. Ad esempio, quello che mi piace parecchio è questo: man, person, indoor, standing, posing. Okay? Quindi tutta una serie di informazioni su ciò che sta analizzando all'interno dell'immagine.